buongiorno e benvenuti alla Camera dei Deputati, che ringraziamo per l'ospitalità in una sede, in una cornice istituzionale, anzi la mia gratitudine a Sergio Boccadutri per averci assicurato la possibilità di essere qui. Io sono Massimiliano Dona, sono il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, la prima storica organizzazione di consumatori in Italia, che ha promosso questa giornata di riflessione sul copyright e sui cambiamenti che su questa materia sono in corso d'opera. Vi dico subito che questo nostro convegno si colloca in realtà nell'ambito di una più ampia campagna di informazione e di sensibilizzazione della cittadinanza su questo argomento. E la campagna, così come in questo convegno, si gioca un po' con le parole, e avete visto l'hashtag che abbiamo lanciato è per l'appunto poche parole, un hashtag che vi invito a utilizzare anche per rilanciare al di fuori di qui gli spunti che riteneste di interesse per creare il maggior ascolto possibile al pubblico interessato a questi argomenti. Perché poche parole? Perché, come tutti voi sapete, la materia del copyright è oggetto di un ampio progetto di ammodernamento e di riforma che ha a che fare con molte tematiche, molte di queste di stretto interesse per i consumatori, una panoramica su quello che è stato fatto e su quello che con l'invento la Bruxelles lo farà tra poco, collegato in video, Marco Giorello della Commissione Europea, che sta seguendo questi temi. Ma ancora di più ci racconteranno i parlamentari europei che abbiamo invitato a collaborare a questa nostra iniziativa, i quali hanno il privilegio di lavorare su queste dinamiche, quindi ci saremo aggiornatissimi sullo stato dell'arte. Vi dicevo poche parole, perché poche parole? Perché una delle ricadute più appariscenti, non l'unica, ma una delle ricadute più sensibili nel quotidiano di tutti noi consumatori potrebbe avere a che fare proprio con poche parole. Sono le poche parole di uno snippet, voi tutti sapete cos'è, è il sommarietto che accompagna un link. Quando ciascuno di noi opera una ricerca online, nella SERP, nella pagina dei risultati, ottiene una lista di termini della sua ricerca. Si tratta di link che sono composti per l'appunto da un titolo e da una breve descrizione. Questa breve descrizione è appunto lo snippet, letteralmente dall'inglese ritaglio, che ha varie funzioni, alcune tecnico-informatiche, diciamo così, serve a contenere le parole chiave su quell'argomento e quindi a scatenare quella dinamica di SEO e di indicizzazione. Ma d'altro canto queste poche parole hanno una funzione ulteriore, e cioè quella di descrivere contenuto, e quindi devono essere scritte con un'abilità non solo tecnica ma direi anche giornalistica, perché servono un po' a interessare, a motivare l'interesse di chi ha compiuto quella ricerca per la lettura poi di quel contenuto. Vi ho raccontato questa storia, nota chiaramente a tutti voi che siete degli addetti ai lavori, per sottolineare come tra le ricadute di questa iniziativa europea alcune potrebbero incidere proprio su quel contenuto. Perché quelle poche parole sono così importanti? Sono così importanti perché i dati dimostrano che a livello comportamentale gli utenti si accontentano spesso di leggere solo quelle poche informazioni. Secondo Eurobarometro il 47% degli utenti non farebbe click sul link. In altre parole, metà di tutti noi che navighiamo online si asterrebbe dal leggere il contenuto linkato a quel titolo, fermandosi a leggere lo snippet e quindi quelle poche parole. Di qui alcune conseguenze.
da un lato la grande accusa mossa alle piattaforme che aggregano le news è proprio quella di innescando questo meccanismo di letture in pillole, diciamo così, di fare un business grazie alla pubblicità che drena risorse per chi poi invece quei contenuti e quegli articoli avrebbe scritto. Per questo, come vi dicevo, l'Unione Europea, nell'ambito di un progetto più ampio, sembrerebbe intenzionata così a chiedere il conto di questa dinamica comportamentale e sta cercando la strada per consentire che gli editori tradizionali, chiamiamoli così, possano essere in qualche modo compensati dagli aggregatori di news che mostrano per l'appunto le poche parole di questi contenuti. Giornalisticamente si è parlato di una tassa, di una Google tax a carico per l'appunto delle piattaforme che aggregano notizie, senza diciamo, annoiarmi con dei tecnicismi, parlerei più propriamente di royalties per dare il senso che insomma spesso il tema della fiscalità è un tema che crea nell'opinione pubblica della polarizzazione. Questo è un tema sul quale, lo dimostrerò sinteticamente con i risultati di una breve ricerca che abbiamo lanciato, i consumatori ne sanno abbastanza, ma forse non a sufficienza, e questo è il classico terreno fertile dove le opinioni si polarizzano, dove c'è una massa critica fortemente contraria e una massa critica di segno opposto, e spesso il confronto rischia di poi avere la peggio, il confronto dialettico. E invece proprio questo è l'obiettivo dell'Unione Consumatori con questa occasione e più ampiamente con la campagna Poche Parole. È chiaro che i grandi editori, cito Axel Springer in Germania, Newport di Murdoch, credono che la strada intrapresa dall'Unione Europea sia l'unica soluzione possibile per salvare l'editoria. Ora, la domanda che dobbiamo porci è se le iniziative adottate a livello europeo sono ragionevoli ed efficaci. D'altra parte, infatti, i piccoli editori, a me non piace parlare di editori con la E maiuscola, editori con la E minuscola, ma insomma, in un'ottica di un taglio pragmatico che vorrei dare a questo incontro, sono a qualche semplificazione, me lo perdonerete. Dicevo, se da un lato ci sono i grandi editori che immaginano che questa possa essere l'unica soluzione, dall'altra parte i piccoli editori temono di restare schiacciati in questa dinamica o di essere costretti a oneri ai quali oggi non sono tenuti, o viceversa di non poter più accedere agli aggregatori di notizie. Nel mezzo i consumatori, l'utenza, che teme, questa è la nostra preoccupazione, di veder ridotto la facilità di accesso alle informazioni. Io voglio dirlo subito, è chiaro che in questo campo da gioco è necessario contemperare le due diverse esigenze. Lato consumatori, la qualità dell'informazione è un valore straordinariamente importante al quale non vogliamo rinunciare. Proprio l'Unione Consumatori si è impegnata ormai da un paio d'anni contro le fake news, per cui siamo davvero certi che la qualità dell'informazione meriti tutto il nostro rispetto. Dall'altra parte però è necessario assicurare una facilità di accesso, non parlo di gratuità, parlo di facilità di accesso alle informazioni. Alcune storie, come quella dell'industria discografica, dimostrano, con l'avvento di Spotify, che offrendo ai consumatori soluzioni di facile accesso si ottiene anche una remunerazione, come giusto che sia, per l'opera creativa. Non è questa la sede per entrare in tecnicismi, forse accenneranno gli accademici autorevoli che abbiamo invitato a discuterne sulla configurazione giuridica di questo diritto connesso, se sia legittimo, se non sia una duplicazione, se abbia un senso. Ma in breve vi dico che il cosiddetto Neighbouring Right tutela non l'opera in sé, ma la sua offerta al pubblico, proprio come accade in materia discografica, cinematografica e quant'altro. Vorrei a questo punto, se siete d'accordo, ascoltare insieme il video che ci manda Marco Giorello, perché dopo questa mia premessa è utile il racconto di che cosa la Commissione Europea e le istituzioni europee stanno facendo, perché come vi dicevo tema delle poche parole di uno snippet è soltanto un piccolo tassello di un'iniziativa ben più ampia.
alcuni risultati l'Europa ha già conseguito con l'approvazione di alcune normative, altre sono in lavorazione. La direttiva a cui ho fatto cenno del settembre, la proposta di direttiva a cui ho fatto cenno del settembre dell'anno scorso, e c'è anche un altro regolamento europeo. Credo che Marco Giurello in pochi minuti farà una sintesi dell'impegnativo lavoro che stanno affrontando a Bruxelles. Buongiorno a tutti, sono Marco Giorello, capo dell'unità che si occupa del diritto d'autore alla Digi Connect alla Commissione Europea. Mi scuso di non poter essere presente con voi oggi, ma nell'augurare buon lavoro vi presenterò in breve i punti salienti della nostra politica per il diritto europeo d'autore a livello europeo. Come probabilmente voi sapete, la Commissione Europea è fortemente impegnata in una politica di modernizzazione del diritto d'autore sotto il mandato della Presidenza Juncker. Questa modernizzazione del diritto d'autore si iscrive in un quadro più generale della politica della realizzazione del mercato interno digitale, che è una delle priorità più importanti di cui stiamo occupando Bruxelles in questi anni. Come forse saprete, nell'ambito di questa politica abbiamo proposto, negli ultimi anni, ben 5 proposte legislative per una riforma del diritto europeo d'autore. 3 di esse sono già state adottate, cosa di cui siamo evidentemente molto soddisfatti, e in particolare una di queste proposte legislative, il nuovo regolamento sulla portabilità trasfrontaliera dei contenuti, è particolarmente importante per i consumatori e quindi mi piace darvi una piccola descrizione di quello che esso contiene. Come forse sapete, oggi ci sono dei problemi che talvolta impediscono a un consumatore che abbia sottoscritto un abbonamento per un servizio streaming, per esempio di film o di musica online, tutti pensano per esempio a Netflix, a poter continuare a usufruire di questo servizio quando il consumatore si trova temporaneamente in un altro paese, per esempio in un viaggio di lavoro o in vacanza. Il regolamento sulla portabilità dei contenuti che abbiamo appena adottato consentirà di superare questo problema instaurando un nuovo diritto, che è un diritto del consumatore, che consentirà di continuare ad avere accesso a servizi legalmente acquistati nel proprio paese quando si viaggia temporaneamente in un altro paese. È una proposta che è già stata realizzata e noi siamo particolarmente contenti perché riteniamo che sia un esempio tangibile di come il mercato interno digitale possa dare un valore aggiunto ai consumatori e ai cittadini. Vi sono ancora 2 proposte legislative, un regolamento e una direttiva, che sono ugualmente molto importanti e che sono ancora al vaglio del legislatore, del Parlamento Europeo e del Consiglio, nell'ambito dell'ordinaria procedura legislativa dell'Unione Europea a Bruxelles. Il regolamento riguardante i radiodiffusori e i loro servizi online in particolare è un altro pezzo importante della nostra politica per migliorare la posizione dei consumatori nell'ambito del mercato interno digitale. Abbiamo proposto delle regole semplificate di acquisizione dei diritti da parte dei radiodiffusori che consentiranno una maggiore facilità nel momento in cui radio e televisioni decidono di mettere online i loro programmi e di poterlo fare consentendo anche a persone che si trovano in altri paesi rispetto a quelli della televisione o della radio e degli annessi di poter avere accesso a tali servizi. Quindi un altro punto importante che riteniamo possa contribuire a migliorare l'aspetto consumatore e l'aspetto cittadino, diciamo, del mercato interno digitale. E infine un'ultima proposta legislativa che è particolarmente massiccia, particolarmente importante, perché è una direttiva sulla riforma del diritto europeo d'autore nel mercato digitale, che è attualmente anch'essa ancora in fase di negoziazione. Si tratta di una direttiva importante perché rivisita i fondamentali, una direttiva del 2001, la direttiva sul diritto d'autore nella società dell'informazione, che forse alcuni di voi conosceranno, che pone i principi fondamentali della materia a livello europeo. Con la nostra proposta vogliamo modernizzare il quadro del 2001, soprattutto per quello che riguarda le eccezioni nel settore dell'educazione e della ricerca, e per poter dare una spinta all'industria europea della creatività, all'industria europea dell'audiovisivo, della musica, nella loro gestione di contenuti online rispetto all'utilizzo che viene fatto dalle grandi piattaforme di internet.
strada di proposte non facili da negoziare, ma che stanno facendo dei passi avanti importanti in Consiglio e in Parlamento e che ci auguriamo di poter avere un risultato finale nel corso della presidenza bulgara nella prima metà dell'anno prossimo. In conclusione, si tratta di un programma legislativo che probabilmente non ha precedenti per il diritto d'autore, che si iscrive al cuore degli obiettivi del mercato interno digitale, che riteniamo sia importante sia per i cittadini, per i consumatori e più in generale per l'economia digitale e per l'economia creativa dell'Unione Europea, e che riteniamo veramente, una volta adottata, possa consentire di fare un passo avanti fondamentale nella politica europea in questo settore. Vi auguro buon lavoro e vi ringrazio. Buona giornata. Ecco, quindi spiegato anche da chi sta operando come si tratta di una manovra complessa e la dialettica, da quello che so, intensa a Bruxelles, anche qualche allungamento forse nei tempi dovuto anche a alcune dinamiche tecniche. È stata, se non ricordo male, eletta a Malta una delle relatrici, per cui i tempi si stanno allungando, ma questa è una buona occasione per approfondire il dibattito. L'Unione Nazionale Consumatori ha convocato per approfondire l'argomento alcuni attori istituzionali. Abbiamo sentito Marco Giorello, che lavora insieme ad un altro italiano, Giuseppe Abbamonte, proprio a questo dossier, e vi elenco rapidamente gli attori di questa nostra mattinata, a cominciare da Francesco Posteraro, commissario componente dell'autorità per le garanzie delle comunicazioni, che come voi tutti sapete ha una competenza in materia di diritto d'autore. Citavo i parlamentari europei che ci racconteranno, diciamo così, in diretta quello che sta accadendo, qual è anche lo stato dell'arte della procedura legislativa. Non abbiamo mancato di coinvolgere alcuni accademici utili a focalizzare almeno alcuni dei molti punti controversi da un punto di vista tecnico-giuridico, e naturalmente gli operatori che possono essere in qualche modo coinvolti da questo progetto di riforma, dalle biblioteche con l'Associazione Italiana delle Biblioteche agli editori della stampa online in modo particolare, a Wikimedia ed ancora altri. Per dare un ulteriore contributo alla discussione presenterò rapidamente gli esiti di una piccola ricerca che l'Unione Nazionale Consumatori ha diffuso online negli ultimi mesi, con la presenza che non è una ricerca di natura statistica naturalmente, ma utile a fotografare il sentiment del popolo dei consumatori. È chiaro che chiamando a rispondere un pubblico, diciamo così, non un campione ma un pubblico aperto, le risposte presumiamo siano fornite da persone che hanno un interesse e una competenza su questo tema. Ciò non di meno, i dati che vado a presentarvi ci danno la sensazione di quanto i consumatori italiani sappiano e siano interessati alle tematiche del copyright. Allora, con l'aiuto di Gianluca vi presento fin da questa prima slide una domanda, diciamo così, di scenario. È chiaro che si parla di condivisione come ormai uno degli atti della nostra quotidianità, ma non di meno abbiamo chiesto al nostro pubblico di iscritti e non iscritti con quanta frequenza si condividono link, diciamo così, con taglio informativo, ma non solo. Beh, la risposta è nelle attese. La stragrande maggioranza condivide, ha l'abitudine di condividere. Se sommiamo chi lo fa spesso, a volte o sempre, raggiungiamo una percentuale quasi del 90%. Fin qui nulla di nuovo. Con la seconda domanda ci siamo subito interessati, siamo entrati a gamba tesa sul tema economico molto, molto caro ai consumatori. La domanda che abbiamo formulato è: sareste disposto in qualche modo ad affrontare un costo per accedere alla condivisione e condividere?
qui devo dirvi, ci aspettavamo risposte persino più nette in forza di quella polarizzazione di cui vi avevo detto. Senz'altro c'è un 72% che risponde in modo drastico di non essere disposto a pagare. C'è senz'altro da chiedersi anche il grado culturale anche di chi non si pone un tema poi di affidabilità dell'informazione. Quello che ci colpisce positivamente, che lasciamo in eredità, diciamo così, rispetto ad un consumatore con il quale è senz'altro possibile dialogare, è quel 27% che è interessato al contenuto. Sulla nostra domanda rispetto ai dati economici, rispetto alla brutalità, sareste disposto a pagare per accedere alla condivisione o condividere, un terzo di chi ci risponde lo fa in modo saggio e maturo, perché quasi ci risponde con un'altra domanda, ma di quali contenuti stiamo parlando? Di qui, ed è il valore che emerge da questa informazione, l'importanza che i contenuti siano sempre interessanti, affidabili e di qualità. Ci interessava sapere quanta cultura c'è in generale rispetto ai meccanismi attualmente in essere di tutela del copyright, perché si parla spesso di queste norme come se parlassimo di qualcosa di nuovo che non esisteva ieri e che oggi verrà finalmente regolamentato. In verità il progetto europeo di direttiva aggiorna una direttiva del 2001, che è senz'altro un'altra epoca, un'altra storia, direi quasi un'epoca geologica, avendo a che fare con la modernità, ma spesso si dimentica anche che le regole attuali del nostro ordinamento tutelano già il diritto d'autore sui contenuti di un articolo o sull'originalità di un titolo. Risposta alla domanda che abbiamo posto quindi sulla conoscenza, pur in modo molto generico, di meccanismi di protezione e di tutela, ancora una volta il pubblico dei consumatori ci risponde in modo consapevole, perché un 72% almeno ha sentito parlare di tutele, di protezione, di normative, anche se confessa di non sapere nel dettaglio come queste funzionino. Ma quel 16% che è netto nel dire no, non so neppure di cosa stiamo parlando, è un dato comunque molto piccolo, che ci conforta sul fatto che si possano rivolgere ai consumatori serie campagne di sensibilizzazione su questo. Rispetto ancora alla utilità dei link che in qualche modo circolano, portati dagli amici, ma ancora più dalle piattaforme di aggregazione, troviamo ancora una volta grande interesse per i contenuti. Questo trovo davvero sia uno dei dati più appariscenti e più significativi. Il 64% non si ferma, sembrerebbe, almeno nelle dichiarazioni, ogni volta che si interroga l'opinione pubblica, questa la risposta che ci viene data è un po' più consapevole di quanto in realtà non sono i comportamenti concreti. Però è un dato ottimista che nella nostra logica proattiva ci piace mettere sul tavolo. Un 64% di chi risponde ancora una volta è interessato ai contenuti. È solo un 22% la massa dei consumatori così approfittatori, chiamiamoli in qualche modo, che pensano da questa via di arrivare ad ottenere contenuti di qualità, ma aggirando un'eventuale richiesta di pagamento. Infine abbiamo chiesto al nostro pubblico se si è al corrente in qualche modo della riforma europea sul copyright. Anche qui, ripeto, un campione non neutro, un campione di soggetti in qualche modo coinvolti e interessati alla materia, però un 50% quasi ci risponde di essere al corrente di queste norme. Sono dati che spero possano servire da stimolo alla discussione. Io mi avvio a concludere limitandomi ad alcune osservazioni, anche qui con uno spirito, diciamo così, dialettico, e magari perché siano poi riprese dai relatori che mi seguiranno. Una prima considerazione dal punto di vista dei consumatori va fatta in termini di sistema. Dal settembre scorso, come vi dicevo, siamo interessati a questo progetto di riforma. Gli auspici che hanno motivato questa iniziativa, che si trovano nelle direttive riconsiderando, no, quella parte iniziale che i non addetti ai lavori sono soliti trascurare, sono senz'altro condivisibili. Il tema è capire se poi gli strumenti completamente adottati segnano una strada giusta oppure no.
L'ago consumatori, la gratuità non è un idolo da venerare a qualunque costo, lo voglio dire chiaramente, ma ogni qualvolta viene chiesto un compenso, specie per un nuovo, ammesso che sia diritto, bisogna chiedersi se effettivamente ci sono nuovi valori che meritano di essere compensati. Mi sento di poter sfidare l'editoria, io non so se queste dinamiche salteranno come sperano i grandi editori europei mondiali, salteranno i bilanci di queste aziende, di questi grandi gruppi. Le esperienze in Spagna e in Germania che hanno già implementato, seppur diciamo, con percorsi autonomi, norme che assomigliano a queste, sembrerebbero farci propendere per un giudizio pessimistico, sembrerebbero strumentali non performanti, e mi piace invece pensare che forse l'editoria, anche quella tradizionale, deve cambiare pelle, deve adeguarsi a ciò che cambia. Vi citavo il caso di Spotify in un'altra occasione in cui ho citato questo esempio, mi hanno detto beh sì, ma una cosa è l'industria editoriale, una cosa è l'industria discografica, certamente, ma è il modello, l'idea di cambiamento che dovrebbe essere fatta propria e che in molti casi è fatta propria, perché non sto insegnando il mestiere ai grandi gruppi editoriali, ci sono storie anche in Italia di giornalismo di qualità che non rassomiglia a quello tradizionale. Voi ricorderete che ci fu un primo tentativo della stampa tradizionale di replicare online i PDF dei giornali. È chiaro che è qualcosa che assomiglia ad un'artigianalità che non può aver senso. In Italia c'è Fanpage, ma anche altre realtà editoriali hanno un grandissimo seguito di pubblico. E più di tutti Jeff Bezos, che sapete cosa ha fatto dal 2013 ad oggi con il Washington Post. La leggenda che accompagna questo personaggio narra che lui arrivò e assunse 80 tecnici, non giornalisti, ma assunse 80 addetti alle diavolerie informatiche per far sì che i contenuti prodotti da quella che era e resta una delle redazioni, sono più di 1000 persone, una delle redazioni più grandi del mondo, potessero avere una nuova vita e un futuro. Investì nel mobile, era un'epoca quella nel quale i contenuti erano fruiti molto poco sui dispositivi che noi tutti abbiamo in tasca, e lui intuì che quella poteva essere una strada. Inventò fin da subito oltre 60 newsletter tematiche per andare a toccare l'interesse del suo pubblico, e la storia lo ha premiato. Oggi Washington Post continua ad assumere ed è una delle più importanti realtà al mondo. Poi, perché non me lo nascondo, per i casi di concorrenza sleale ci sono le norme, anzi ne approfitto per salutare Gabriella Muscolo, che ci fa l'onore di essere qui con noi in prima fila, componente dell'autorità garante della concorrenza del mercato, che non interroghiamo perché so che l'autorità non ha ancora una posizione formale sul tema, ma che chiaramente non meno dell'autorità per le garanzie delle comunicazioni è interessata all'argomento. Dicevo, per i casi di concorrenza sleale che non ne mancano nel nostro sistema, ci sono le norme previste dall'ordinamento. Vi lascio con un dubbio che da quando mi occupo di copyright mi assale, forse i tecnici o le istituzioni potranno rispondervi, ma la notizia è meritevole di tutela da diritto d'autore? O meglio, preciso la domanda, l'attuale notizia, le attuali news, che non sono più le inchieste che anzi sta ricominciando a fare il Washington Post proprio grazie a questo nuovo, diciamo così, nuova ricchezza di risorse grazie ai molti abbonati che sta facendo. Allora, le news, le attuali news, quelle alle quali accediamo tutti noi, sono meritevoli di tutela di diritto d'autore? Certo, la prima notizia, lo scoop, mi è venuto inventato di scarpe, scusate, però ho detto lo scoop, ma visto che è scomparso ieri, era una delle sue parole preferite. Lo scoop, l'inchiesta, l'analisi, la prima notizia è senz'altro qualcosa che è tutelabile, ma la domanda la rivolgo agli accademici. Quelle che oggi sono spesso copie e incolla di sfacci e ansia, io ritrovo le dichiarazioni come tutti noi replicate come in uno specchio di migliaia di volte, tutte uguali, perché sono copie e incolla di qualcosa che forse non aveva nemmeno una grande originalità iniziale. Ecco, consapevole di aver lasciato sul tavolo molti dubbi, di aver dato forse poche risposte, ma non era quello che si poteva attendere
da un breve intervento introduttivo. Lascio subito la parola, ringraziandolo davvero per essere qui, ha fatto di tutto e ne siamo davvero grati, a Francesco Posteraro, componente del Piagicom, dicendogli fin da subito che è qui con me accanto a Raffaele Barbera, posto della presidenza, perché sarà lui il direttore di Key4Biz a moderare gli interventi che seguiranno, e chiameremo su questo tavolo, che sarà un po' a geometria variabile, i vari speaker, che ringrazio ci dovrebbe essere. Quindi grazie, commissario Posteraro, allora,